Il tema politico della settimana, come sapete, è quello delle dimissioni dell'assessore ai servizi sociali Loredana Emili, dimissioni preannunciate durante la campagna elettorale nel caso in cui suo marito Paolo Perazzoli venisse eletto consigliere regionale, cosa che poi è avvenuta, e poi dopo alcuni giorni sono arrivate le dimissioni, che però stanno scatenando un piccolo terremoto politico nella giunta e negli equilibri di maggioranza del governo cittadino. Quindi darei subito la parola al segretario Gregori per farci capire bene cosa è successo, anche perché ieri sera c'è stato un incontro di lei, il sindaco Gaspari, la Emili e Claudio Benigni, capogruppo del PD in consiglio. Sì, intanto buonasera a tutti. Ma io credo che questa questione della Emili stia forse generando più apprensione di quello che dovrebbe generare. Allora, andando per ordine, Loredana Emili aveva detto in campagna elettorale che avrebbe rimesso il suo mandato qualora Paolo fosse stato eletto al Consiglio regionale. Questo con nostro compiacimento è avvenuto e Loredana, correttamente, mantenendo fede a quello che aveva promesso in campagna elettorale, per chi la conosce sa bene quale sia il suo attaccamento alla politica e quale sia la sua correttezza, la sua etica morale in politica, ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco. Ora si è creata una sorta di, diciamo, come se fosse una sorta di confusione, ma che poi di fatto confusione non c'è, perché noi, intanto come partito, abbiamo chiesto, io in primis da subito ho chiesto che il sindaco respingesse le dimissioni, perché riteniamo che le dimissioni di Loredana non sono peraltro dovute, non è un atto dovuto, ma è un atto, consentitemi di definirlo, di generosità. E che non hanno senso, soprattutto a pochi mesi ormai dalla scadenza elettorale. Di fatto noi ci troveremo fra 6 mesi ad avere i lavori di questa amministrazione chiusi, perché se togliamo il mese di agosto, togliamo dicembre, ecco che da gennaio di fatto saremo in piena campagna elettorale. Non si conoscono ancora le date per le prossime elezioni, ma presumibilmente saremo nel primo periodo dell'anno. Per cui si sta forse creando più una confusione che non ha motivo di esistere, data dal fatto che probabilmente il sindaco avrebbe dovuto sin da subito dare, no, un segnale forte su questa cosa, Respingerla. a spingerla a rimanere. Ma voglio dire, io ho detto che per me le dimissioni di Loredana vanno respinte. Laddove Loredana dovesse rimanere sulle sue posizioni per sue convinzioni personali, il sindaco dovrebbe trattenere a sé la delega ai servizi sociali, magari chiedendo aiuto a qualche consigliere comunale nella conduzione, nel chiudere questo mandato. Perché non avrebbe nessun senso mettersi a pochissimi mesi dalla chiusura del mandato a dare un'investitura a un nuovo assessore, perché non avrebbe neanche, con tutta la bontà e con tutta la capacità di chiunque, Cioè, la il tempo possibilità di il tempo di di esprimere, di sviluppare. sviluppare una progettualità. Io darei la parola ad Assenti facendo un link a una settimana fa, perché in questa situazione oggettivamente un po' complessa, c'è stata una dichiarazione di Gaspari che ha spiazzato tutti, se così possiamo dire, anche i suoi stessi compagni di partito. Cioè, il lunedì all'indomani le dimissioni sono state consegnate ufficialmente in comune venerdì scorso. Il lunedì era l'argomento del giorno in comune e Gaspari ha dichiarato che, presenti tutti i giornalisti cittadini, ha dichiarato che le dimissioni delle Emili, se non venissero respinte, sarebbero state un mezzo per dare ancora più concretezza all'avvicinamento con l'UDC, che sappiamo che negli ultimi mesi sta sostenendo, diciamo, la linea del sindaco in consiglio comunale, non per
non tutto l'UDC a dir la verità, ma il consigliere Elio Costantini, al contrario dei consiglieri Pino, Nico e Marco Lorenzetti. Quindi, visto che assenti in quel famoso consiglio comunale del 23 dicembre, quando possiamo dire che un po' tutto è cambiato negli equilibri politici cittadini, fu assieme ai suoi colleghi di partito uno dei più duri nello stigmatizzare questa nuova alleanza, insomma, non fosse altro per il fatto che Costantini fu candidato sindaco antagonista a Gaspari nel 2006. Esattamente, innanzitutto grazie dell'invito e un buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. E, sì Oliver, è vero, è verissimo, e il primo dato dal quale vorrei partire è proprio la confusione che ha ingenerato questa dichiarazione del sindaco lunedì. Quindi tutto nasce da una sua dichiarazione che ha creato confusione sia all'interno della propria maggioranza e sia all'esterno. Perché? Perché è vero che le dimissioni dell'assessore Mili erano state annunciate, o chi ha detto un atto dovuto, o comunque erano state ampiamente sbandierate in campagna elettorale, fino alla campagna elettorale delle regionali. È anche vero però che c'è stata tardività nella respinzione delle stesse, cioè nel senso che se è vero, se era un discorso di un tutto accordato all'interno di un'operazione politica, la respinzione di queste dimissioni doveva essere pressoché immediata. Invece lunedì esce fuori il sindaco Gaspari con questa possibilità, molto possibilista nei confronti dell'UDC. UDC che io fui molto duro quel 23 dicembre, perché non lo ritengo accettabile, l'ho detto in consiglio, l'ho dichiarato, non ritengo accettabile che un candidato sindaco, tra l'altro con una lista civica, successivamente subentrò all'interno della coalizione dell'UDC, quindi è diventato un promotore essenziale di questo movimento che va a mantenere, quindi a salvaguardare questa maggioranza di sinistra che aveva combattuto fino a 4 anni fa. Anzi, fino al 23 dicembre, perché sono stati ampiamente critici il partito locale su quella che era la politica di sinistra, anche se ovviamente il partito risente poi di quelli che sono gli influssi nazionali. Certo. E a livello nazionale vediamo che l'UDC diventa maggioranza col PDL a Roma e diventa invece maggioranza con Spacca nelle Marche. Quindi da questo punto di vista io penso che il sindaco abbia creato veramente confusione. Cosa stai immaginando o quali scenari ci prospetterà? Io penso che lo vedremo alle prossime elezioni comunali. Se non prima, perché c'è anche un altro fattore che sì, va ulteriormente a complicare la situazione, che dipende da Ancona, dipende dalla giunta regionale attualmente proprio in queste ore in via di definizione, perché ci sono i Verdi che, qualora il loro ex assessore Carrabs non dovesse rientrare nella rosa dei nomi, minacciano di uscire dalle maggioranze.